Nel vialetto d'ingresso alla palazzina 8 del CRAS di Ancona la fila è lunga. Questo è il punto vaccinale per la provincia riservato alle forze dell'ordine e al personale di prefetture e tribunali. 600 le prenotazioni fino a stasera nel primo giorno dedicato in regione a questo gruppo della fase 2 della campagna vaccinale. Ogni provincia ha messo a disposizione uno, qualcuno anche due punti per la vaccinazione. Ci siamo raccordati con la prefettura per quanto riguarda l'invio e l'elenco dei nominativi. Non vedevo l'ora. Tribunale, uffici giudiziari. Come è organizzato? Io penso bene perché va bene così. Bisogna accontentarci, però va bene così. Io lavoro per la Commissione Territoriale per i Rifugiati e quindi per noi è fondamentale vaccinarci. 10.000 persone finora sono state segnalate all'ASUR, mancano gli elenchi della Polizia Municipale e Penitenziaria in aggiornamento quotidiano. Contiamo di finire la fine della prossima settimana. Dobbiamo stare più tranquilli anche tra di noi che lavoriamo, a contatto col pubblico. Stiamo più sicuri. 4 le postazioni per ricevere il vaccino AstraZeneca, quello previsto fino a 65 anni quando non ci sono patologie specifiche. Di supporto anche i medici di base e i sanitari militari. Ufficiale della Marina, diamo una mano per quello che possiamo. Un medico di medicina generale di Ancona, persone collaborative. Meglio di così non sappiamo che cosa chiedere. Non si può vivere nell'incertezza, sempre con la paura di essere contagiati. Siamo contente di poterlo fare anche così rapidamente, diciamo. Ecco.